Buongiorno a voi tutti che vi siete sintonizzati sul nostro programma. Oggi vi leggerò un versetto tratto dal libro del profeta Isaia. Isaia, capitolo 51, versetto 4. Scrive così: «Prestami attenzione, o popolo mio, porgimi orecchio, o mia nazione, poiché la legge procederà da me, ed io porrò il mio diritto come luce dei popoli». È un versetto veramente stupendo, molto bello. Il Signore chiede da noi la massima attenzione. E lo vediamo subito, dice: «Prestami attenzione». Anche noi, quando abbiamo qualcosa di importante da dire ad un amico, ad una persona in generale, a un certo punto mettiamo enfasi e diciamo: prestami attenzione, cioè non lasciarti distrarre da nulla. In questo momento guardami negli occhi. E il Signore ci chiede la stessa cosa: prestami attenzione. A chi chiede questo? Al suo popolo, o popolo mio. Porgimi orecchio, o mia nazione. Quindi il Signore vuole che siamo interamente concentrati su di Lui, perché ha un messaggio particolare. In questo versetto ci dà un assaggio di questo messaggio. Poiché la legge procederà da me. La legge, la vera legge giusta, procede solamente dal Signore. L'uomo per definizione è purtroppo imperfetto e quindi sappiamo che le leggi umane non sempre sono giuste. Talvolta col tempo hanno bisogno di essere riviste, modificate per essere adeguate ai tempi. Ma la legge del Signore è perfetta, perché il Signore è sempre lo stesso, è quello di ieri, quello di oggi e quello di domani. Tant'è vero che i 10 comandamenti, per esempio, alcuni di questi comandamenti sono ripresi dalle legislazioni nazionali di tutti i popoli. Perché? Perché sono perfette, non fanno una grinza e mantengono la loro perfezione nel tempo. Pensiamo a non rubare, non uccidere. Sono valori universali. Il Signore dice: la legge procederà da me ed io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La legge del Signore è una luce. Il salmista disse appunto che il Signore è una lampada sul suo piede. Noi come popolo di Dio dobbiamo portare questa luce. Noi come popolo di Dio dobbiamo far conoscere la sua legge. L'uomo, i magistrati talvolta non sempre applicano correttamente la legge, si danno a varie interpretazioni. La legge di Dio è universale e non va interpretata. È così, è chiara, è pura, così come Egli ce l'ha affidata. Abbiamo un compito importante, ma prima di assolvere questo compito, diamogli veramente molta attenzione. È l'unico modo che noi abbiamo per dare attenzione al Signore ed essere assidui lettori e studiosi della sua parola, una porzione al giorno. E questo bellissimo programma che noi vi offriamo è sicuramente un metodo e un'opportunità per tutti quanti noi per poterci concentrare su alcuni versetti al giorno per arricchirci spiritualmente. Che il Signore ci benedica tutti, la sua pace sia con voi, nelle vostre case, nelle vostre famiglie. Buona giornata e alla prossima puntata.